Ragazzi, buona settimana e iniziamo subito con un primo riscaldamento. Abbiamo bisogno di un piccolo appoggio da scavalcare, rimbalzando a destra e a sinistra con un affondo. Se è troppo pesante, ripasso da una fase aerea col ginocchio al petto mentre vado da una parte all'altra. Lavorate con quello che avete a disposizione, vedete cosa dobbiamo fare, dobbiamo appoggiarci anche sopra, quindi che sia abbastanza solido. Se è troppo importante il salto sopra per il cambio di lato, passo con due mani in appoggio e scorro dal lato contro laterale. Ancora troppo pesante, appoggio le ginocchia a terra e vado dall'altra parte. Chiudiamo tutti quanti, indipendentemente dal livello, con degli switch step per far alzare un pochino la frequenza cardiaca. Qui incomincia il vero lavoro, il vero workout. Partiamo con l'elevated push-ups, che ovviamente è la versione più dura perché distanzia il punto d'appoggio dei piedi dalle mani. Più avviciniamo i piedi alle mani, meno fatica facciamo. Quindi passiamo da un push-up regolare fino al push-up sulle ginocchia. Stesso discorso vale per il dip. Appoggio e la distanza dei talloni dalla sedia fa la differenza per quanto riguarda l'intensità dell'esercizio. Quindi, piegando le ginocchia, il lavoro diventa più tenero e più fattibile. Split squat. Duro di centro, pressione sul tallone della gamba in avanti e cerchiamo di mantenere l'equilibrio con la colonna estesa. Se è troppo intenso, passo con lo step up. Coordiniamo bene il ginocchio che va al petto e il braccio controlaterale. Se è ancora troppo pesante, passo con un gap lunge. Appoggio il piede sul mio rialzo e scendo con la linea del ginocchio sotto il tallone in appoggio. Qui abbiamo un semplice prisoner lunge hold. Stiamo fermi. Per scalare questo esercizio, ho pensato di far scegliere a ognuno di voi il tempo di esposizione, quindi in funzione di quanto performi, stai più tempo o meno tempo. E qui abbiamo poi il mountain climber con la versione col piede avanti che fluttua, quindi che non tocca terra, quindi una frequenza più elevata, oppure quella con l'appoggio. Flutter kick, ultimo lavoro. Da qui la posizione delle braccia in questa condizione aumenta il braccio di leva, quindi è il massimo grado di difficoltà. Con le braccia lungo i fianchi, che adesso vedremo, riduciamo leggermente la fatica per poi passare alla versione più semplice con un piede appoggiato a terra. Di tutto questo abbiamo da fare serie ripetizioni indicate sulla scheda per 5 giri di lavoro. Prima c'è il riscaldamento a parte, poi parte con un lavoro particolarmente muscolare per la giornata di oggi, da fare per 5 round. Buon lavoro!